per accogliere i residenti non autosufficienti, gli ospiti non autosufficienti delle strutture di Nogara, di Garzo, e si parlava anche di San Vinetto al tempo. E questo percorso era culminato, come è stato ricordato, nel 2008 con delle delibere formali da parte del Comune della Regione, con degli impegni a far sì che ci fosse un progetto di conversione che prevedesse, oltre appunto alle parti che erano autosufficienti, una serie di servizi correlati che poi sono caduti nel vuoto o quantomeno non sono stati portati nella dimensione in cui dovevano essere realizzati. Mi riferisco all'ospedale di comunità, mi riferisco al famoso 6 posti di hospice per malati terminali e mi riferisco ai servizi correlati per i psichiatrici, i cosiddetti non alienati. Questa amministrazione è andata più volte sul giornale, si dice, a dire che c'è un percorso, che si sta facendo, è stata avviata l'ATAF, sempre giustamente con una proposizione di merito su questa cosa, a chiedere, se mi perdone, che comunque la federazione territoriale funziona, vediamo sempre dei nomi stranissimi. E di conseguenza prendiamo atto che qualcosa dal punto di vista della dislocazione, quantomeno dei medici di base, è stata fatta. Il progetto complessivo ha di là da venire, perché comunque le contrapposizioni politiche, non tanto di partito quanto di campanile, sono sempre dure da vincere sotto questo profilo. E quindi non è che giustifico, ma capisco quale potrebbe essere l'atteggiamento di un comune come Gazzo Veronese o altri comuni che, avendo la struttura residenziale per anziani, si dovessero vedere chiudere il reparto non autosufficienti per integrarlo all'interno di una realtà decentrata territorialmente con queste linee. Ma io credo che su questo caso bisogna marciare uniti, bisogna portare avanti con convinzione il progetto, lo dicevo allora, lo ribadisco anche adesso. E quindi non è che la cosa, l'atto di indirizzo che si voti questa sera, mi trovo il contrario sulla sua linea di principio, perché comunque va nella direzione. L'unica cosa è che si continuano a fare le affermazioni di principio o di indirizzo a cui però non fa un seguito fatti conseguenti, soprattutto non per volontà o colpa di questa amministrazione comunale, perché il comune comunque è soltanto un attore secondario nella gestione della vicenda, può avere forza di propulsione, può avere forza di iniziativa, di aggregazione, ma poi sappiamo che la palla, la gestione della vicenda viene gestita altrove. Però se ci fosse la convergenza degli enti territoriali coinvolti, i comuni coinvolti, sicuramente questi potrebbero fare l'esempio. Quindi auspico che l'amministrazione comunale in questo senso si muova di più, cioè proponga di più, oltre che alle delibere di indirizzo che vanno in questo senso, perché ribadisco, è da anni che se ne parla, non si è concretato finora nulla. Allora c'era l'assessore sociale Valdegamberi, c'era Sangue, c'erano anche, quindi non è un problema Lega o BC o quant'altro, il problema è proprio di una volontà politica forte che deve capire quelle che sono le realtà di un territorio comunque che rappresenta 150.000 abitanti e che vanta, che non è che un vanto, anzi tutt'altro, si conta la presenza soltanto di un ospedale per appunti effettivo, quello di Legnago, un mezzo servizio che dovrebbe essere l'ospedale di prossimità di Bovolone, ma che poi si sta via via disagando, e una serie di realtà che invece sono state disperse sul territorio. A fronte di realtà di USL, vicino alla nostra, dove abbiamo la presenza addirittura di 5 poli ospedalieri, penso a quella di Mussolini, non è affatto in specie, con realtà anche differenziate e vicine tra loro, perché Verona, Villafranca, Mussolengo e Peschiera viaggiano su un'asse di distanza di 15 km l'una dall'altra. Abbiamo fior di ospedali per appunti, noi ne abbiamo uno e mezzo, se si può dire sì o no, su un compressore territorialmente molto vasto. Detto questo, volevo fare una richiesta di precisazione. Nelle premesse, come al solito, si evita sempre di puntualizzare. C'è scritto, preso atto che, della lettera in data 25 ottobre, c'è scritto al terzo capoverso della delibera del Consiglio di Amministrazione di Ospizio San Michele, con la quale si ribadisce la volontà di prevedere di procedere in collaborazione, eccetera, eccetera. Qual è questa delibera? Ma di solito si cita data, numero di protocollo di una delibera, anche per capire se è il Consiglio di Amministrazione attuale, di precedenti o quant'altro. Quello aggregato dentro. No, ma ho capito. Ma è proprio... Che viene allegato. Qual è questa? Fatto, non c'è scritto che viene allegato. 5 giorni fa. 5 giorni fa?
Bene, allora sarebbe opportuno dire che con la delibera del Consiglio di amministrazione del numero tot è stato deciso che... Bene, questo mi serviva, questo chiarimento, per dire che l'ha già citato il consigliere Faico, il Consiglio di amministrazione della casa di riposo è stato oggetto da parte di questa amministrazione di una sequela di fatti, di enunciazioni, di retromarce, eccetera, che poi si è subita in silenzio, ma che ha dimostrato ancora una volta l'indecisione su cosa si potesse fare. E soprattutto a fronte di una sorta di delegittimazione del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo, che era stata sollevata da un consigliere stesso, da un membro consigliere della Casa di Riposo, il quale riteneva che in virtù della norma che confliggeva col regolamento statutario dell'IPAP, dell'Istituto di Pubblica Assistenza, il Consiglio di amministrazione non fosse più legittimo. Allora, la mia domanda è: a questo punto le delibere assunte in questo senso sono valide o non sono valide? Il Consiglio di amministrazione è ancora legittimato o non è più legittimato? Questo sindaco, in maniera anche abbastanza fantasiosa, si è addirittura permesso di fare delle consultazioni personali con i candidati a sedere insieme al Consiglio di amministrazione come proposte dei vari gruppi consigliari. Però poi, come aveva visto, tutto è stato per la morte. Allora, io credo che se si vuole fare, visto che si parla di serietà, che si parla di collaborazione, eccetera, eccetera, io credo anche che questo si dovrebbe dimostrare non soltanto nelle enunciazioni, ma nei linee di fatto. E quindi, iniziando a dire concretamente, chiaramente, se quindi i consiglieri che ci sono adesso sono legittimi o non sono legittimi, conseguentemente anche le delibere degli stessi assunti, dicendo chiaramente se questa amministrazione ritiene che il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo attuale sia in grado di poter portare avanti o meno il progetto di riconversione degli ostellini con l'inglobamento al suo interno dei reparti non autosufficienti della struttura per anziani stessa, e di dire anche alla cittadinanza, perché ci sono stati questi revirmenti, uso un termine non proprio mio ma abbastanza elegante per non dire salti mortali, per affermare prima una decadenza che poi non è stata tale, che poi è stata taciuta e sottaciuta e ritirata, un po' come la storia della casetta dell'acqua, perché queste cose sono abbastanza rilevanti da un punto di vista formale, ma lo sono anche di più per capire se poi si vuole fare anche su questa iniziativa e su questo progetto una mera speculazione politica, oppure se si è intenzionati veramente a portarlo avanti con convinzione questo progetto e questa idea di riconversione della struttura, allocandoci all'interno quelli che sono i servizi di necessità per il territorio, non per il paese, per il disco del territorio, e cercando di fare massa critica con l'uso della regione perché queste vengono attuate. Allora, io auspico che gli atti di indirizzo che vengono proposti all'attenzione del Consiglio Comunale di questa sera, per il quale ribadisco sono favorevole oggi come lo ero allora, siano poi anche conseguenti ad una gestione formale dei passaggi da parte dell'amministrazione comunale, in maniera chiara, in maniera non contraddittoria, in maniera non, virgolette, ribadisco a capovolte, un colpo si va avanti, due passi si va indietro, ma sia unitaria, cercando di far sì che anche gli altri comuni che sono chiamati a interagire su questa proposta, su questa iniziativa e su questo progetto, visto che abbiamo anche deciso, ad esempio, di fare relazione funzionale con Sorgà, possa trovare spiegazioni in maniera chiara e in maniera che un domani non possa essere oggetto di contestazione sulla legittimità degli atti assunti. Grazie. Punto 7,
funzionare comunale all'inizio dell'articolo 1 di essere e successive modificazioni, modifiche regolamento dell'aliquota per l'anno 2013. Questa è una proposta di delibera che non avremmo voluto prendere, la prendiamo con estremo malincuore. Comunque voi sapete che eravamo tentati fino all'ultimo di spostare il termine del consiglio, è perché dobbiamo pubblicare questa delibera entro 2 giorni sul sito nazionale per poter riuscire del Ministero a fare queste cose. Voi sapete che la legge finanziaria della spending review ha previsto per quest'anno una riduzione di 500.000 euro dei fondi dati ai comuni, prevedendo poi per il prossimo anno una riduzione di 2.000 milioni di euro. Quindi se noi oggi abbiamo avuto una riduzione pari a circa 70.000 euro, per il prossimo anno avremo 4 volte e quindi 2 milioni di euro. Per l'anno prossimo avremo una riduzione per questo comune, se non avverranno soluzioni di altro tipo, di circa 285.000 euro da questo punto di vista. Quindi facciamo una delibera in questo momento preventiva, anche se diventerà poi attuativa, chiaramente non diciamo che non ci sarà, che prevede un incremento dell'IRPEF per una somma non di 270.000 euro, che pensiamo poi di attuare presto con 6 decisioni di spesa, ma di circa 170.000 euro, 175.000, comunque la posizionano su 170.000 euro di incremento rispetto alle tariffe, rispetto alle tariffe esistenti. Non ho altro da dire in realtà, cioè nel senso che noi porteremo la proposta di votare, non ci sia altre richieste, so che poi prendiamo alcune cose. La proposta era quella di andare a un incremento dello 0, fino a 0,60 per scaglioni fino a 15.000 euro, 0,68 ogni anno. Ripeto, questo porta complessivamente l'IRPEF da 500 a 670.000 euro. Io spero vivamente che ci siano, anche se la speranza è difficile, poi visti come vanno le cose anche a livello nazionale, se ci fossero incrementi favorevoli ai comuni, credo che andremo, se l'IMU poi verrà a noi, eventuali somme, eventuali spese, eventuali incrementi di fondi da parte dello Stato, o se il gettito IMU fosse particolarmente favorevole, non abbiamo quei dati definitivi, anche se il gettito è consistente, andremo a ridurre le altre aliquote in modo da particolare dell'IMU, delle tariffe dei servizi, per tentare di compensare la deriva che non avremmo voluto prendere, che è malincuore, che proponiamo al Consiglio. Prego. Dopo aver fatto quel consiglio e aver visto la proposta della Giunta appunto dell'aumento delle addizionali, come gruppo nostro deve innovare prima di tutto, proporremo una modifica, un emendamento. Abbiamo discusso tutto il gruppo e abbiamo proposto quanto segue. Il presente emendamento viene espresso dal gruppo di maggioranza di innovare prima di tutto tenendo conto di osservazioni recepite anche di fuori dal nostro gruppo consigliare al fine di introdurre un criterio di maggiore progressività dell'aliquota in base al reddito dichiarato, pur riuscendo a ottenere i saldi contabili inalterati. Pertanto le modifiche che chiediamo di apporre alla delibera in questione sono che nello scaglione di reddito fino a 15.000 euro l'aliquota sia dello 0,56. Tra 15.000,01 euro a 28.000 euro sia dello 0,66. Da 28.000,01 euro in poi la riporta sia dello 0,69. Praticamente pro capita è stato fatto un conto che mediamente ogni contribuente, cioè ognuno che fa il 7,30, 7,40, il unico quello che è, abbia un aggravio di spesa di 30 euro mediamente. Sarà un aggravio fiscale. Logico che chi è lo scaglione più basso a meno, chi è lo scaglione più alto praticamente. Prego.
so se si sia toccato è al ridicolo stasera, perché un'amministrazione che propone un emendamento alla delibera propria, penso che sia una roba che forse il regolamento del circo prima trova attuazione su questo punto qua. No, perché a questo punto ci si domanda se la vostra amministrazione abbia una maggioranza fatta da due gruppi, dove uno decide, l'altro lo vede in preconsiglio e emenda, perché siccome se non ricordo male la seconda volta è vero degli ultimi due o tre consigli comunali che ci sono degli emendamenti proprio sugli stadioni, allora a questo punto magari posto di farlo in preconsiglio, parlatene un attimino prima che quando andiamo in consiglio comunale vediamo una versione unica. L'importante è il deliberato finale. L'importante è che quantomeno gli emendamenti li propongono le minoranze, perché altrimenti in sede di bilancio di previsione la minoranza insieme con il sindaco fa il bilancio e il consigliere di maggioranza fa gli emendamenti. Per lo stesso principio. Può propone anche la maggioranza e emendamenti? No, il Parlamento è maggioranza. Marco, lui ti dice che è quantomeno originale e singolare che, scusa se ti interrompo, che voi che fate la proposta di delibera arrivate stasera in consiglio e fate l'emendamento. Insomma, ci dice Marco, ci dice mettetevi d'accordo con voi stessi. Ma non è vero, non è vero, perché non è vero, perché in Parlamento ci sono gli emendamenti maggioranza. Ma perché non è vero, Marco, ma non è vero, Marco, sì, Marco, siamo intanto contrari sia alla prima ipotesi che a quella inventata, quindi il discorso nostro non era quello lì, il discorso è che capiamo giustamente come è successo nel primo punto all'ordine del giorno di questa sera, ma il secondo che Emanuele dovrà, essendo in minoranza, mandare le modifiche per poterle validare, ma proprio perché ne discutiamo questa sera la prima volta. Una maggioranza teoricamente dovrebbe avere dei contesti per poterne parlare a tempo debito e per dare la possibilità quantomeno di snellire la discussione con una versione che sia quella definitiva. Non siamo in Parlamento e le occasioni per vedersi in comune per un comune da 8.000 abitanti dovrebbero esserci, insomma, al di là del preconsiglio. L'ultimo anno comunque ha visto effettivamente un aggravio anche per le casse degli stessi cittadini novaresi, perché se è vero che il governo sta dando una mano, che effettivamente il clima di incertezza è quello, lo vediamo più o meno in ogni consiglio comunale, anche per quelle che saranno le sorti future dei bilanci comunali, però effettivamente se ricordiamo che per quanto riguarda l'IMU, spero che la memoria da allora sia ancora dalla mia, ma dal 0,76 di base siamo andati dal 0,83 a giugno, dal 0,87 a ottobre, già il 7 ottobre, novembre, su l'IRPF era ferma, ritrovare il tempo, mi sembra dal 2001, dal 2001 0,50, quest'anno andiamo ad aumentarlo, comunque non lo so adesso se accorderete, perché adesso bisognerà vedere se accorderete l'emendamento o la versione quella originaria, però un incremento del genere. Adesso io capisco che quello che vogliono da una parte altri, lo Stato in questo caso in qualche maniera debba rientrare, però quello che si vede, e viene detto ciclicamente ogni consiglio comunale da parte di tutti quelli che si siedono da questa parte, è il discorso che nonostante le ristrettezze economiche non si è visto neanche questa sera e non si vede purtroppo in nessuna occasione dove vuole andare questa amministrazione. Perché si dice se le risorse sono poche, siamo costretti a questo, però i cittadini effettivamente possono vedere, ne ha parlato prima e anche il Consiglio scorso delle manutenzioni, abbiamo visto che tutto quello che possiamo investire va in quella direzione, dico quello potrebbe essere sociale. Ripetiamo sempre gli stessi discorsi, quando parlava anche prima il collega Olivieri sulla mancanza proprio della programmazione, sul fatto che si parli di regolamenti, al di là che ho detto che sia favorevole da regolamentare quello che magari non è mai stato regolamentato prima, però il discorso è questo, non si affronta, sì. E adesso, a quanto ho capito, sarà l'ultimo consiglio comunale dell'anno, quindi sì, vabbè, nel caso forse, o comunque per l'ennesima volta si va a aumentare continuamente nelle tasche dei nostri cittadini senza dare da parte di questa amministrazione una linea chiara
su quelle che sono comunque le intenzioni complessivamente. So che il convegno vuol dire di chiudere l'intervento, ormai si è capito la suspense sotto le comunicazioni. Il voto no, è una sorpresa piacevole. Le comunicazioni ormai dato la misura di quanto non chiamo, perché se abbiamo basta ci sono i saldi. Comunque un voto negativo è un brutto regalo di Natale che facciamo ai cittadini di Nogara, ma il voto più brutto è che un'amministrazione per l'ennesima volta, lo si è visto anche questa sera, purtroppo immobile, incessata, che al di là di tanti regolamenti regolamenta, e su questo sono anche d'accordo, perché di fronte a non poter fare altro, non voler fare altro, si fanno regolamenti, come se Nogara comunque fosse un teatro, una vetrina di incontri e una vetrina di occasioni comunque anche di spettacolo e quant'altro quotidiana, ma così purtroppo non è. Poi non capisco sinceramente perché qua
prende 15.000 e uno deve pagare come quella che prende 75.000. Non so. Lascia stare, lascia stare l'emendamento, lascia stare l'emendamento, guarda, lascia stare. Vi vendete le robe vostre, sì, una roba fotonica proprio, guarda. Lascia stare. Sto solo dicendo che veramente. Io direi che questa cosa non va fatta assolutamente, dovete trovare un sistema per essere più virtuosi, visto che dite sempre quali sono più virtuosi. Al posto di. Perché è facile aumentare le tasse, aumentare l'IMU, aumentare questo qua, è molto facile, anzi, è meno, insomma, è meno da non passare le scarpe, dare la tasse, inventarsi la roba e parlare a cingolare dei soldi magari da qualche altra parte. E questo è l'esempio. Avete aumentato l'IMU, state aumentando l'IRPEF, questa è la Santa Luzia che è fella, una Varese. Detto questo, mi vota sicuramente, cioè contrario per forza. E nell'emendamento, se visto che lo fai uguale, lo modifichi ancora l'emendamento vostro e fate che quelli di 15.000 restano a 0,50, perché dai di dire niente, o si cambiano ad altre più del solito. Comunque, emendatelo come vi pare, io ve lo voto contro. Ma i detti popolari sono sempre per la saggezza. E c'è un detto in dialetto che dice che il tacone è peggio del buio, consigliere Pregnago. Cioè, fare una proposta di emendamento, consigliere Poltronieri, una proposta di delibera che portate in discussione stasera, cercando di rivedere in maniera così un po'. Voi siete d'accordo di passare dallo 0,6056 o 0,77? Suppongo che avrete fatto un calcolo. L'assemblea con cui si parla insieme. Una previsione. No, una decisione già presa nei poster. State proprio dimostrando il contrario. Qui c'è qualcuno che manda avanti le delibere di consiglio. No, e dopo c'è il gruppo, è proprio quello che ha detto Farico. Dimostrate invece che c'è qualcuno che manda avanti le delibere. C'è un gruppo che non ne sa una mazza, scusate il termine. Che poi giustamente siccome ha si riparla, si discute, si parla, si discute, si parla, si discute, si parla, si discute, non si impone niente. Questo è democrazia. Certo. Ma siccome c'è qualcuno che giustamente si pone criticamente a dire ma cosa abbiamo discusso? Lo vedo probabilmente quando ho già convocato il Consiglio e le proposte di delibera sono già state portate all'attenzione anche di consigli di minoranza, ecco che allora si fa l'ennesimo reviramento, cambio, capovolta, giravolta, chiamate la corrente e si fanno il miglioramento. Devo dire, beh, insomma, questa è la realtà, questa è la realtà, forse sarebbe stato più opportuno, tanto non è che coincida la cosa, il problema vero è comunque, ed è questo che dico, a parte il discorso sull'emendamento che rende giustizia di com'è l'atteggiamento generale dell'amministrazione in questo senso, proprio di andare avanti, poi indietro e come diceva Moreschi in maniera molto spiccia, poi non concludere nulla. La verità è che sulle cose avete messo delle priorità e magari regolamenti, che stasera avete inserito domani, è un'altra certo, regolamento che credo che i nogaresi si aspettavano in vista dell'imminente Natale. E l'altro è l'aumento delle tasse, delle imposte, insomma, l'IMU l'abbiamo portata in su, l'abbiamo portata allo 0,87, questa sera, tanto non si modificava, andiamo a fare anche le variazioni del prelievo sull'IRPEF. Allora, io dico che la cosa già di per sé non è accoglibile e non è approvabile dal sottoscritto e dal gruppo che rappresento, perché ribadisco, il momento in cui siamo in crisi conclamata, diffusa, le famiglie che non arrivano più neanche alla terza settimana, le tredicesime che se ne andranno in fumo tra aumenti di IMU, tra pagamenti di mutui, tra tante menate che ci sono, nel momento in cui c'è una crisi generalizzata a livello politico, economico, finanziario, nel momento in cui c'è Berlusconi che è colpito da cosa decide di ritornare nuovamente in campo creando ulteriori tensioni sul parterre internazionale, è una battuta ma è una verità. E nel momento in cui c'è veramente la necessità di vedere, di far sì che nelle tasche di logaresi ci rimanga qualcosa, qui stasera si va ad approvare l'ennesimo momento, si va a togliere fuori, si va a togliere sull'IRPEF, sulle capacità produttive,
anche delle imprese e di coloro che producono reddito in questo paese. Quindi personalmente io sono già al contrario di suo, ma faccio un'ulteriore osservazione. Si potrebbe anche plausibilmente, ipoteticamente dire che in virtù dei tagli di trasferimenti e tante cose che ci sono state, bisogna che pure il comune tiri su le risorse da qualche parte. Ma anche questa ipotesi non è ammissibile, non è percorribile, perché si aumenta, ma non si vede poi questi aumenti dove vanno a finire. Qual è il luogo, il punto, la destinazione di spesa di questi aumenti che vengono operati tra IMU e IRPEF all'interno del comune? Ha detto bene Falco, è quello che dico io da sempre, da quando mi sono insediato qui come consigliere di minoranza. Non si capisce se li state investendo nel sociale, non li state sicuramente investendo in lavori pubblici, non li state investendo sicuramente in programmazione, non li state assolutamente investendo in cultura. Allora, sti soldi, per che cosa li tiriamo su a fare? Sono venuto, sono andato anche a vedere quella di Michelangelo. Quella di Rivela l'ho vista sempre. Ma anche la regionale viene per dire, certo. Ma non hai fatto nulla. Non hai fatto nulla di più e niente di meno di quello che si faceva anche prima. Ma assolutamente no, questa è la verità. Questa è la verità. Anzi. Io ti ho anche detto che hai fatto un bel cartellone per il teatro, mi sembra di averlo detto, sì. Che noi ribadisco, se devo dirti che le cose che fanno bene, no. Ti dico, sì, non è che hai fatto delle cose che non c'erano, Marco, il teatro c'è sempre stato, l'ho trovato anch'io che aveva fatto Andreoli, chiaro che non lo voglio dire. Questa è anche l'onestà di dire le cose. Ma anche te che se non hai fatto le quelle. E allora, io lo sto dicendo, allora non devi dirmi ma io faccio il teatro lo si faceva anche prima, si faceva anche il cinema, che ho visto che adesso state cercando di rimettere in piedi. Allora, quale sarà? Non si potrà dire ma abbiamo fatto il cinema. Ti stai rispondendo. No, ma allora, se prima ce la facevamo con quei denari qua, se ce la facevamo con quei denari qua e con queste aliquote, e se si riusciva per di più a fare spese, investimenti e cose del genere, possibile che adesso aumentando non si capisce dove va la cosa. No, ma sono un milione di trasferimenti, sono un milione di trasferimenti. L'anno scorso abbiamo pagato un'impresa che tu non hai pagato per la piazza. Certo. L'abbiamo pagata noi. E con che soldi l'abbiamo pagata secondo te? Flavio, io non ti ho d'accordo, vedo che però i miei interventi ti pungono anche di più. Perché ti ho pagato me. Tu hai fatto la piazza e l'abbiamo pagata noi. No, ma io pagavo i mutui di Andreoli, ma forse non hai ancora capito bene. No, i mutui li pagavo con gli altri, ma hai fatto la piazza e l'abbiamo pagata noi. Voi non l'avete pagata, neanche Fabio non l'ha pagata, l'abbiamo pagata noi. Fabio, volevo chiedere di poter concludere il mio intervento. Vedo che la lingua batte dove il dente vuole. Questo è vero. Allora, voglio dire, quando capirai bene come funziona probabilmente l'amministrazione dell'ambiente comunale, allora io arrivo a concludere se queste aliquote maggiorate trovassero un riscontro in qualcosa di positivo, se lo chiede dice ma dove fa finire i soldi? A pagare i debiti di Oliviero. Bene, allora se è solo quello facciamo stare, se no, siccome non state facendo un bel niente, siccome non ci sono risposte in settori che ribadisco, io sarei d'accordissimo se si andasse a investire direttamente nella questione del sociale, tanto per non dire a bene, potrei anche dire che potenzialmente potrei anche dirmi va bene, però siccome non vedo questo, non posso mica votare a favore. Adesso te lo dico. Io sto aspettando la tua. Io ammetto che poi questa questione della significante della difficoltà dovuta a quella questione è parte. Credo che poi lì lo dibattito possa anche questo. Il problema non cambia, perché il saldo è invariato, cioè l'ipotesi poi della discussione interna di ricalibrare alcune cose non cambia perché il saldo è invariato. Il problema dell'IRPEF, lo ripeto ancora una volta, dove vanno a finire questi soldi? Vanno a finire per riuscire a sostenere questo comune, perché le riduzioni progressive di aliquote, a noi sono venuti a mancare 100.000 euro col primo solamente.
dell'età, che non è mica colpa mia. Poi volevo fare una comunicazione, ma lo dico adesso. Come poi c'è la correttezza, tutto quello che vuole, arrivato al punto definitivo della Corte dei Conti, di aver mandato in Procura della Repubblica uno sforamento di quasi 200.000 euro fatto a cavallo di due amministrazioni fa per spese non giustificate. Poi per carità, ognuno è corretto come vuole, poi ci sarà la Corte dei Conti cosa succede, magari non succede mica niente, però alcune risposte vengono. Procura della Repubblica o Procura della... Procura della Corte dei Conti. Della Corte dei Conti. Ah, sono due cose distinte. No, ma si è già fatta confusione sui giornali. E quindi da questo punto di vista poi vedremo. Quella della Corte dei Conti. Vedremo cosa succede. Precisa, grazie. Vabbè, insomma, però è importante questa cosa. Ha speso 900.000 euro in maniera non corretta. Ma dopo quella della Remo, se succede, chi lo sa, qualcuno risponde. E credo che poi dovremmo anche portare queste cose alla chiarezza, su queste cose, questo dibattito, perché dopo le sempre facile andare, non è che a me mi spaventa, però dopo le facile che ho visto andare, vedi che parte il tempo di volte. Allora è facile poi è facile andare a dire la correttezza, i regolamenti, le menate, dopo la sostanza, ma che è questo? Ma che è la sostanza? E la sostanza è questa lì, non è il caso che i cittadini abbiano votato Francesco Adamo, perché credo che tu sia stata l'unica amministrazione che ha perso tanti voti secchi in una tornata elettorale. Quindi il giudizio della popolazione non lo vai a invocare. Allora non è vero che sta scendendo tutto. Quando ero candidato contro di te sono arrivato secondo, io non terzo. Ma ti ha perso metà dei voti secchi. Metà dei voti secchi ti ha perso. Quindi non penso che questi cittadini hanno dato il giudizio. Questa sera avevo questa cosa, lo ripeto ancora una volta, mi dispiace. Ma non ci faccio niente, perché se io voglio mantenere i dipendenti, un minimo di servizi, una normale amministrazione, chiaro, non abbiamo voglia di stavolta. Tanto è vero che poi invece le questioni di indirizzo generale le portiamo avanti perché riusciamo a capire, siccome io sono anziano, poi quelli giovani che hanno brave prospettive riusciranno a fare i sindaci locali, a me bravo, con auguri. Io metto prima in votazione la modifica che ha proposto il consigliere Regnago e quindi viene così ricalibrata per gli scaglioni di reddito fino a 15.000 e una risorsa della 0,56, lo scaglione di reddito da 15.000 a 28.000 0,66, lo scaglione di reddito da 28.000 in poi a 0,69.